I colori del derby sono il giallo e il rosso, condiviso da entrambi i club. È il primo derby in Serie B nella storia del calcio salentino. Il maltempo fa saltare l'happening promosso dalle due tifoserie all'esterno dello stadio. Al Via del Mare non c'è il grande pubblico, ma l'entusiasmo condisce i contenuti del confronto. Il primo affondo è del Lecce dopo 5 minuti, Corvia di testa, pallone alto. Risponde Sosa dall'altra parte, sfera che si impenna. Il Lecce tenta di fare la partita, il Gallipoli chiude bene gli spazi, Marilungo innesca la zampata di Corvia, para Garavano. Poco prima della mezz'ora Mancini lancia Di Gennaro che si invola, al limite viene messo giù da Schiavi, protesta il capitano del Gallipoli che rimedia un'ammonizione. È un buon momento per il Gallipoli che viene in avanti con razionalità, Rosati è provvidenziale sul colpo di testa di Di Gennaro. Si va così alla ripresa, il Lecce parte in velocità e sorprende il Gallipoli dopo 2 minuti. Giuliatto pennella un pallone delizioso per Corvia che non sbaglia. Quarto gol per l'attaccante, Lecce in vantaggio. Il Lecce è più continuo e cresce con il passare dei minuti. Vives, bordata al lato. Poi il Gallipoli spezza il ritmo. Gran giocata di Di Gennaro, conclusione al lato di poco. Poi riparte ancora il Lecce. Corvia è scatenato, salta l'avversario e davanti a Garavano, spara alto. Ancora Corvia, tutto solo, fallisce il bersaglio. Poi tocca a Marilungo presentarsi dalle parti di Garavano, bravo a chiudere lo spazio. Dall'altra parte prova il Gallipoli ad offendere, numero acrobatico di Ginestra, brividi per il Lecce. Poi botta di Mesbà, pallone sul palo, quindi il raddoppio di Marilungo che schiaccia di testa un angolo di Mesbà. Poi c'è un calcio di rigore per il Lecce che Baclé però spara su Garavano. Quindi il Lecce trova il 3-0 ancora con Marilungo alla quarta rete stagionale. I due allenatori al microfono di Enzo Del Vecchio. Sono stati bravi, hanno fatto bene, meglio di noi, noi contrati. Però insomma va dato merito a quando è giusto, no? Riconoscere che una squadra ha giocato meglio. È troppo gentile, la verità è che la partita è stata equilibrata sempre fino a un certo punto, loro l'hanno ben giocata e poi noi insomma siamo anche più preparati di loro e quindi siamo venuti fuori giustamente.